Supporta la tua azienda in questo video. JabTV è la scelta giusta per raggiungere migliaia di potenziali clienti in tempi rapidissimi. Chiama ora al numero 320 22 45 117 o scrivi a spot@jabtv.it per valutare senza impegno tutte le nostre offerte. Buon martedì a tutti, benvenuti a Vox Populi. Anche oggi tre persone fermate in maniera casuale nelle vie di Pavia rispondono alla domanda sull'argomento del giorno. Oggi è la giornata internazionale della donna. Qualcuno dice che è diventata ormai una festa più consumistica che altro, che ha perso di significato. Secondo lei invece vale ancora la pena festeggiarla e tutelarla? Ma sicuramente tutelarla, sicuramente festeggiarla, sicuramente, probabilmente non nella modalità con cui si fa in questo momento storico, ma ormai è da anni che è così, è diventato consumista come tante altre feste, come San Valentino. Diciamo che la base della festa e quindi la motivazione per cui si festeggia sicuramente è valida, lodevole, anche perché noi siamo grazie a quello che hanno fatto in passato ovviamente le donne, che hanno combattuto per avere più diritti e più emancipazione. Magari evitiamo lo spogliarello e facciamo qualcos'altro, aiutiamo qualcuno, piuttosto che, non lo so, dedichiamoci a noi in un'altra maniera. Io penso che sia necessario continuare a festeggiare la festa della donna, perché è il ricordo di un episodio storico che ha decretato la morte di tantissime donne all'interno di quella fabbrica, quindi penso che a prescindere dall'uso consumistico che se ne è fatto, derivante dalla vendita dei fiori, dall'uso che ormai la generazione odierna fa, penso che comunque a prescindere sia un evento importante che è normale ricordare all'interno della nostra storia. Beh, sicuramente è un'occasione giusta, bella da festeggiare per le donne, giusto anche ricordare le origini, quindi unire le due cose sarebbe sicuramente l'ideale, riuscirlo a fare sarebbe la cosa più giusta, secondo me. Però la mimosa non la disdegno. Ma io trovo che la mimosa possa essere un simbolo, quindi se è vissuta come simbolo nel ricordo comunque di quelle persone, perché no? Se diventa invece ti regalo la mimosa perché devo farlo, no, a quel punto ripeto, meglio fare qualcosa per qualcuno, magari per, non lo so, la lotta contro il tumore al seno, quindi dedicarsi a qualcosa di sano che ci aiuta. Sì, mi fa piacere, peccato che sono allergica, quindi diciamo che l'8 marzo è molto complicato stare in giro. Sì, specie perché più volte è capitato che i miei si dimenticassero di questo fatto e tentassero di uccidermi involontariamente, però vabbè, esistono anche le mimose finte, quindi è sempre apprezzato come gesto, anche perché così posso conservarle. Sei solito acquistare una mimosa per le donne che hai intorno, a cui vuoi bene oppure no? Qualsiasi altro fiore, ma le mimose no, perché proprio sono un fiore che non mi piace, purtroppo non mi piace, preferisco comprare delle rose, vado controcorrente, però le mimose non mi piacciono. Come mai non ti piacciono? No, un fiore a pallini, cioè è troppo strano. No, preferisco altri fiori, mi piacciono altri fiori. Grazie. Prego, grazie a voi. Porta la tua azienda in questo video. JabTV è la scelta giusta per raggiungere migliaia di potenziali clienti in tempi rapidissimi. Chiama ora al numero 320 22 45 117 o scrivi a spot@jabtv.it per valutare senza impegno tutte le nostre offerte.